Massimiliano, ti vedo già in collegamento. Benvenuto a Future Bank Assurance 2022. E Massimiliano, ci puoi raccontare, al mercato che cosa è successo alla vecchia RBM Saluto da quando voi l'avete acquisita? È la stessa compagnia o è una compagnia diversa? Prego. Buongiorno Marcella e grazie per lo spazio riservato a Intesa San Paolo RBM Salute in questo forum dedicato alla Banca Assurance e un buongiorno e un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Cominciamo con il dire che con l'acquisizione del controllo di RBM, la divisione Insurance ha rafforzato quello che era il posizionamento in un comparto che è quello delle polizze sanitarie e della salute, che noi riteniamo strategico sia per quanto riguarda le prospettive di crescita del segmento, ma anche per l'importanza sociale che la protezione della salute riveste per tutti noi. Quindi possiamo dire che a distanza di 2 anni la strategia di ingresso in questo comparto è sicuramente confermata. Sono stati anni questi caratterizzati, come sappiamo, dalla pandemia, che ha contribuito a sensibilizzare ulteriormente sull'importanza della protezione della propria salute e quella dei propri cari, mettendo anche in luce qualche fragilità, soprattutto nella parte iniziale del sistema pubblico. Oggi la salute rappresenta il primo bisogno per importanza e il primo bisogno per propensione alla spesa. E quindi essere presenti in questo comparto di mercato è assolutamente per noi strategico. Che cosa abbiamo fatto in questi anni dopo l'acquisizione? Sicuramente abbiamo integrato la compagnia all'interno della divisione Insurance del gruppo Intesa San Paolo e all'interno del gruppo stesso, e abbiamo lavorato per favorire lo sviluppo di quelle sinergie, in particolare legate al business, quindi con le divisioni Banca dei Territori e con la divisione Corporate. In questo senso abbiamo diversificato la nostra offerta commerciale, che in precedenza era prevalentemente concentrata sul mondo delle polizze collettive, l'abbiamo estesa anche alle polizze individuali, quindi al segmento retail, andando a integrare le coperture sanitarie di RBM all'interno del nostro prodotto bandiera, che è quello che è il Per Me Protezione, che è quello sviluppato da Intesa San Paolo Assicura nel 2018 e che offre un ampio spettro di coperture assicurative legate alla protezione, in particolare infortuni casa e appunto salute, che viene offerta attraverso le garanzie di RBM. Sempre con Banca dei Territori abbiamo sviluppato un prodotto specifico collettivo destinato alle piccole e medie aziende. Poi abbiamo lavorato con il mondo corporate, qui abbiamo consolidato la nostra offerta, abbiamo lavorato in particolare sullo sviluppo di coperture assicurative integrative e complementari rispetto a quelle base, che sono quelle previste dalla contrattazione collettiva nazionale, e abbiamo lavorato in sinergia con la divisione corporate e anche con la nostra agenzia Intesa San Paolo Insurance Agency, che è stata recentemente creata. Abbiamo poi lavorato e stiamo lavorando tuttora sul miglioramento del post vendita, quindi sul miglioramento dei livelli di servizio, che come sapete per noi sono un elemento molto importante, e qui stiamo lavorando attraverso degli investimenti digitali utilizzando le tecnologie che oggi sono a disposizione. Ecco, ci puoi dettagliare magari meglio quali progetti, quali iniziative andranno a caratterizzare Intesa San Paolo RBM Salute nel futuro? Allora, Marcella, qui lasciami citare 2 iniziative culturali secondo me molto importanti. La prima riguarda l'Area X. L'Area X è uno spazio a Torino aperto al pubblico dove i visitatori, le persone possono attraverso delle esperienze simulate fare alcune riflessioni circa l'importanza della protezione in senso lato.
L'altra iniziativa è una campagna culturale, sempre, che è stata lanciata nel mese di ottobre dalla divisione Insurance, che ha come obiettivo quello di rendere gli italiani sempre più consapevoli dell'importanza di prevenire delle situazioni di pericolo, attraverso delle scelte consapevoli sia per se stessi che per i propri cari. Ecco, queste sono iniziative, secondo me, molto importanti, di ampio respiro, che servono per cambiare l'approccio delle persone a quello che è il mondo assicurativo, soprattutto in un paese come il nostro, che è storicamente sottoassicurato. Venendo invece a temi più specifici di Intesa San Paolo RBM, qui diciamo, i nostri sforzi sono nel tentativo di cambiare un paradigma. Oggi la polizza sanitaria viene vista principalmente come uno strumento che serve per ottenere il rimborso di una spesa medica, di una prestazione sanitaria. Noi invece vorremmo far diventare questo strumento un qualcosa che agevola la prestazione sanitaria, ne favorisca l'usufruizione, la tempestività, anche attraverso una serie di servizi di assistenza che possono essere fisici ma anche da remoto. Quindi qui mi riferisco in particolare al teleconsulto, alla telemedicina, al telemonitoraggio, che sono oggi forme di assistenza che sono possibili grazie alle tecnologie a disposizione e che vanno a integrare il sistema sanitario pubblico laddove sono poco presenti i medici sul territorio. Quindi l'assistenza da remoto può, come dire, essere un buon esempio di integrazione tra copertura sanitaria privata e copertura pubblica. Venendo nello specifico al tema di questo convegno, cioè la banca assicurazione, ecco, qual è la vostra esperienza della vendita delle polizze in banca allo sportello e che cosa pensate che sia importante per poter vendere polizza la salute in banca? Cosa che per anni tante banche ci hanno provato, a volte anche con grande difficoltà, oggi però so che la salute è sempre più al centro delle strategie delle banche. Allora, chiaramente il nostro modello è quello della banca assicurazione, che noi siamo una compagnia assicurativa all'interno di un gruppo bancario, quindi le sinergie che citavo prima sono all'ordine del giorno, noi lavoriamo fianco a fianco con i nostri colleghi di banca. E questo è, diciamo, un elemento che ci caratterizza, è un elemento che ci consente di creare dei prodotti e dei servizi che siano veramente vicini alle esigenze dei nostri clienti. Riteniamo che il modello della banca assurance sia anche un modello cruciale nella diffusione dell'assicurazione e anche della sanità integrativa a favore di tutte le persone, grazie questo alla capillare presenza sul territorio nazionale e grazie al rapporto di fiducia che noi abbiamo con le persone, con le famiglie e con le imprese. Quindi siamo molto soddisfatti del percorso che abbiamo fatto in ambito assicurativo fino a oggi all'interno del gruppo Intesa San Paolo e sicuramente dobbiamo continuare su questa strada.